L'impatto con le telecamere all'inizio è stato duro. Non sono abituato a stare davanti alla telecamera. Ci sono situazioni magari in cui sicuramente avere una telecamera ti rigidisce un attimino. A me piace cucinare, ma non mi piace cucinare davanti alle telecamere, mi imbarazza tantissimo. Cinzia era piuttosto perplessa all'inizio, poi dopo si è lasciata andare anche più di me. Sentire parlare i nostri maestri di noi così esplicitamente, no? Perché magari sono cose che si pensano ma che non vengono neanche dette. Elvio si riscalda di più, si arrabbia di più. Per Elvio la colpa è sempre di Cinzia. L'ho pensato io, ci sono tornato. No, non era così. Mi sono visto, insomma, magari un po' nervoso durante gli allenamenti, ecco, questo mi ha fatto un po' riflettere e magari probabilmente è servito anche qualcosa. Alessandro è quello che sicuramente si è tuffato nell'esperienza al 200%, perché avere le telecamere in casa, farò vedere il mio stile, essere in televisione per un bimbo di 8 anni poi è stato il massimo. Quello che mi ha colpito di più sono state le lezioni di ballo di Alessandro, sia di pop che le altre lezioni, perché io normalmente non assisto. Elisa non era molto d'accordo su questo programma, su questa intromissione all'interno della nostra quotidianità. Comunque ha partecipato in momenti in cui riteneva di poter partecipare senza sbilanciarsi troppo. La mia famiglia è stata rappresentata com'è, con i pregi, i difetti che ci sono in tutte le famiglie. È stato messo in risalto forse più un aspetto della nostra famiglia, l'aspetto della passione per il ballo. È stato più facile ballare davanti alle telecamere piuttosto che parlare di me o della mia famiglia, perché le parole a volte sono troppe o sono poche. Considerando quello che i media fanno vedere della famiglia, insomma, questo programma mi è subito piaciuto. Fa vedere le cose che altri non fanno vedere.